Il 12 ottobre del 1992 nasce a Milano Mattia De Sciglio, giovane difensore e promessa del calcio italiano. De Sciglio incontra l'azzurro per la prima volta nella sua carriera nel 2010, quando entra a far parte della nazionale italiana Under 19. Dopo aver esordito in Serie A il 12 aprile del 2012 con la maglia del Milan, De Sciglio viene selezionato per la prima volta in nazionale Under 21 dal CT Ciro Ferrara, qualche giorno dopo, il 25 aprile. L'occasione è l'amichevole contro la Scozia, partita nella quale debutta con la maglia degli azzurrini, sostituendo Giulio Donati nel corso del secondo tempo. Il grande salto avviene il 10 agosto del 2012, quando viene convocato nella nazionale maggiore dal CT Cesare Prandelli in occasione del test amichevole di Berna contro l'Inghilterra. Gara amichevole che termina 2-1 per gli inglesi e che non vede De Sciglio scendere in campo. Dopo aver collezionato altre 4 presenze con la nazionale Under 21, finalmente esordisce con la maglia azzurra il 21 marzo del 2013, a 20 anni, giocando dal primo minuto l'amichevole di Ginevra contro il Brasile, amichevole terminata 2-2 e nella quale De Sciglio disputa 74 minuti. Nell'estate del 2013 il CT Cesare Prandelli lo inserisce nella lista dei 23 convocati che partono alla volta del Brasile per partecipare alla Confederations Cup. Prandelli lo schiera dal primo minuto nei 3 match del girone di qualificazione contro il Messico, il Giappone ed il Brasile e successivamente nella finale per il terzo posto contro l'Uruguay, gara vinta dagli azzurri ai calci di rigore, malgrado l'errore dal dischetto proprio di Mattia De Sciglio.